L'europarlamentare Andrea Caroppo lancia l'allarme macchia nera, un batterio che colpisce gli agrumi. Qualche settimana fa è stata bloccata in Campania l'ennesima partita di agrumi con macchia nera, stavolta provenienti dal Sudafrica. Come ha denunciato Confagricoltura, se la malattia si diffondesse in Italia sarebbe un disastro soprattutto al sud, considerato che Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata sono le prime produttrici di agrumi. Per questo l'onorevole Caroppo ha chiesto alla Commissione europea di bloccare le importazioni di agrumi dal Sudafrica. Onorevole Caroppo, la macchia nera per gli agrumi rischia di diventare come la xylella per gli ulivi. Mi pare che sia questo il rischio che si sta correndo. Sarebbe un disastro, direttore, perché già il nostro settore olivicolo è in ginocchio, se soprattutto nel sud della Puglia, nella parte in modo particolare della provincia di Taranto, dovesse abbattersi una sciagura di questo tipo, sarebbe davvero un'iattura insuperabile, credo, per la nostra agricoltura. È un problema che siamo in condizione in questo momento di provare a fermare, perché la Commissione europea qualche mese fa ha bloccato le importazioni dall'Argentina, dove più volte sono state fermate delle partite che presentavano questo problema, però purtroppo da varie altre realtà, soprattutto dell'emisfero australe, quindi in questo caso dal Sudafrica, continuano ad arrivare nei porti italiani delle partite malate, e quindi i nostri servizi fitosanitari stanno provando a bloccarla, però credo che sia una partita impari. È necessario a monte, secondo, risolvere il problema, e quindi un intervento da parte dell'Unione Europea, la Commissione, che blocchi le importazioni dal Sudafrica almeno fino alla prossima primavera.